Ciao a tutti, buon pomeriggio. Eccoci di nuovo qui con Gears of War 2. Oh, ciao Angelo. Ciao Angelo, benvenuto, grazie per essere passato. Come va? Tutto bene? Beh, direi di iniziare a ricaricare dal punto dove ci siamo fermati ieri. Vediamo un po'. Comunque sai Angelo che ho visto che in questo Gears of War 2 c'è la possibilità di farsi aiutare dai compagni, dagli altri Controllo qui Gears. Delta. Cole e Baird stanno venendo in superficie con dei sopravvissuti per evacuarli. Ricevuto Delta. Cosa farete tu e Dom? Puntiamo al cuore del Nexus. Sa che abbiamo trovato la strada giusta. Ricevuto, manderemo Sì, le trebelle in quanto tutto bene troverete anche noi, l'ostaggio. grazie. Grazie, controllo. Delta chiudo. Mi è capitato qualche volta di rimanere a terra con Marcus. Certa Effettivamente pazzia, Marcus. Spero l'aria non sia qua giù. non muore Guarda subito tutto come bene, nel Dom. primo Gears, ma arranchi un po', hai un po' di Io tempo. Ovviamente non è che puoi tutto stare tutto bene. il tempo, però volendo qualcuno, Questa strada se è lì porta a una vicino, ti città può del dare una Repubblica. mano. Sembra troppo antica. Può essere un vantaggio per noi. Non penseranno mai che abbiamo preso questa strada. Stavo notando già i miglioramenti rispetto al primo Gears, Angelo. È molto più fluido, hanno potenziato il motore di gioco già solo dal primo al secondo. Poi ho visto che è molto più dinamico anche per quanto riguarda i veicoli, ce ne sono molti di più, ti sposti di più con i veicoli, li utilizzi di più. Avevano già fatto un bel passo avanti. Che poi io in realtà non ho provato la versione remaster del primo, che magari già lì avevano migliorato altro, non saprei. Allora, con cosa sono rimasto? Il fucile da cecchino. Comunque sì, molto bello. Qui stiamo andando diciamo, nella tana del lupo. Ci siamo divisi in due squadre. Io sono rimasto con Dom, il mitico Dom. Ehi. Eccolo. Occhio! No. Mi mancavano. Allora, se Dom non fa. Oh. Peccato che questo fucile abbia solo un colpo. Vabbè che me ne è bastato solo uno per la sua testa, maledetto. Ah, qui c'è qualcosina per noi. Ma sì, dai, usiamolo. Possiamo usarlo al posto della pistola? No. Solo che mi piace troppo il fucile da cecchino. Vabbè, cambiamo un po'. Anche perché immagino che qui troveremo le munizioni di questi tizi. Adesso testiamo subito questa arma. Con i 5 magari facciamo la coop, volentieri. Io adesso sto cercando di seguire un po' la trama principale, visto che abbiamo finito il primo, volevo continuare direttamente con il 2, però quando ci arriviamo, volentieri. No, ho sbagliato. Ciao, un bizantino qualunque, buon pomeriggio. Abbiamo appena iniziato di nuovo da questo punto dove ci siamo fermati ieri. Abbiamo fatto il nostro primo incontro con
questi tizi qua con l'arco. Mi sono già dimenticato come si chiamano. Poi ci siamo divisi in due squadre. Siamo io e Mitico Dom. Tra l'altro Dom è ancora in pena per la sua famiglia. Ehi. Che succede? Barca d'assalto. C'è qualcun altro più giù? Ok, l'abbiamo preso. Stai facendo il replay di tutti. Ma sono belli, sono belli. Le guardie Teron, ok. Ce n'è ancora qualcuno in giro, eh? Sì, chissà, Marcus direbbe: tanto per me sono tutti uguali, è tutta carne da macello, li distruggiamo tutti e buonanotte. Eccoli, ce ne sono altri. Via, via, via. No. Contro questi invece. Mi ero trovato benissimo con il lanciafiamme ieri. Dai, granate. Perfetto, contro queste orde di piccoletti. Mi sa che c'è. Sono le munizioni per l'arco, vero? Sì. Wow. Beh, oggi ci siamo svegliati bene. Vedo che Marcus ha una buona mira. Via. Aspettiamo un attimo, magari. Dov'è? Mettiamoci qua. Ops. Non mi ricordo come si annulla il colpo, porca miseria. Abbiamo preso, dai. Devo sparare così gialli? Ok. Ah, vabbè. Ce la siamo cavata. Ah, ok, grazie. Basta cambiare arma, perfetto. C'è un bel barbecue. Deve esserci una barca alla fine del mondo. Devo attraversare il lago. No. Potrebbe andare meglio il fucile qua, vediamo. Preso. Ah, se n'è andato via. Oh, cavolo. Ah, ce n'è un altro laggiù. È ancora vivo il Predator.
Vai. Vediamo se riusciamo a segarne uno. Ah. Farai anche i DLC dal 3 in poi? Non lo so, sai. Controllo. Adesso... vediamo dopo questo. Probabilmente farò qualcos'altro per staccare tra un Gears e l'altro. E poi... controllo se la versione che c'è sul Game Pass è completa. E lo porto volentieri, se anche DLC li porto. Vediamo. No, l'ho preso? Sì. Sì, l'abbiamo preso. E poi io in realtà... diciamo, è da un bel po' che non ci gioco, quindi sono... non sono super in forma, però... il 3 l'ho giocato anche solo una volta, quindi non me lo ricordo bene. E poi mi mancano il 4 e il 5 e anche il Tactics. Beh, hanno migliorato, sto notando che hanno migliorato anche la distruttibilità degli ambienti. Vedo che si distruggono di più. Magari non qua, però c'erano certe zone, mi sembra nell'ospedale all'inizio. Oh. Dovrei averlo preso. L'abbiamo preso, sì. Dom, tutto bene? Dov'è? Aspetta, che... mi sa che lì il Predator c'è ancora. Judgment? Quello neanche. Non... sono un po' a secco dei Gears, sai? Ho giocato i primi tre, diciamo, poco dopo il lancio, anni fa. Però mi ricordo un po' di più i primi due. E il terzo, e poi gli altri li ho... me li sono persi. Infatti mi fa piacere adesso... recuperarli, diciamo, con voi. Ma no, però ritorniamo con questo. Eccoli. Vediamo da dove ci attaccano. Dritto, dritto, ok. Potrebbe servirci una bella granata. Ah, proviamo sta granata inchiostro. Non me la ricordo proprio. Ha funzionato? Ah no, aspetta. No, che cavolo. Sì, vabbè. Ah sì, li abbiamo spruzzati un po'. Oh, quello è quello grosso. Preso. Dovremmo aver fatto piazza pulita. È un hype assurdo. Ma infatti sono... li sto riscoprendo con piacere perché sono belli da giocare, piacevoli. Poi la trama, cioè,
scorre tranquillamente, e anche se non è complicatissima, comunque aggiunge poco per volta qualcosina sui vari personaggi. Nello scorso Gears, ci sono stati, diciamo, alcuni risvolti, e adesso, secondo me, pian piano vedremo altri dettagli su Dom e sugli altri. Poi gli altri non li ho ancora giocati, quindi. Però è carino, poi ti fa affezionare a tutti. Ecco. Vediamo di essere un po' più precisi stavolta. Ci stanno accerchiando? Ce l'abbiamo anche nel Mitra. Ehi. No. Vabbè, almeno li abbiamo seminati. Sei rimasto terrorizzato dal Berserker anch'io, sai? La prima volta effettivamente fa un bel effetto impressionante, non riesci a capire come si ferma. Ci sono anche dei punti dove devi passare per forza a fianco, vicino. Mi sembra, se non ricordo male, nella serra. Comunque ti mette un po' di strizza. Esatto. Oh, questo sembra il dinosauro del Jurassic World. Oh, cavolo. Vai, vai. Ci siamo sbruciacchiati solo un po'. Porca. Mi sa che non va bene quest'arma qua. Sono morti? C'era il sentiero. Le abbiamo solo davanti, sì. No, di qua.
Dai, che ormai ci siamo. Ah, ok. Comunque, adesso che mi hai fatto ricordare il Berserker, un altro nemico che assolutamente mi è rimasto impresso è il Nemesis di Resident Evil 3. Ti seguiva ovunque, non ti mollava mai. Micidiale. Succede? Sto facendo scorta intanto da questa cassa infinita. Ah no, adesso è finita. Ops, mi sa che qua c'è la cascata. Sì, non proprio una cascatella. Non te l'ho mai detto che odio l'acqua. Bene, ci siamo. Questo rumore non mi piace. C'è qualcosa sott'acqua. Non vedo niente. Sarà il pesciolino. Vediamo se possiamo usare questa roba. Ah, possiamo... Ecco, tagliamolo così, va. Che miseria. Accidenti. Devo schivare all'ultimo, mi sa, quando comincia a muoversi. Stiamo un po' più in qua, vediamo che succede. Ok. Tra l'altro Dom è impassibile. Vai, vai. No. Accidenti, mi ero bloccato, non so come mai. Magari basta stare solo qua, vediamo. Senza che mi vado a incastrare.
Wow. Abbiamo pescato un bel pesce, va? Oh, eccolo. No. Forse è andata bene lo stesso. Ah, ecco l'altro occhio. No. Devo entrarci, ok. Facciamo così, va. Maledetto. No. Vai. Ok. Non ce l'abbiamo fatta? No, eh? Ah. Ah, giochi a Blasphemous, bello. Ma di nuovo da qua, no? Adesso ho capito che mi fa dannare questo boss. Devo tirare la granata in bocca, ok. Grazie. Mi sa dopo.
Dai, apriti. No, ma... mi sa che non l'aveva ancora aperta, questo maledetto. Sì, ho capito, ho sbagliato tutto. Devo attaccarlo solo adesso. Mi sa che ho finito le granate. Ah no, eccole. Ok, vai. Oh, grande. Figo, eh. Molto bella come boss fight. Secondo round. Sì, Dom, tu stai comodo, qua. Spettacolo. Questo era il pesce più grosso che abbia mai pescato. Bellissimo. Pensiamo a uscire da questa. Mi piace Marcus che conclude sempre con qualcosa di poetico. Bene. Mi è piaciuta. Allora. Sì, diciamo che qua Dom ha fatto più che altro il tifo, però va bene, dai. Speriamo di incontrare di nuovo il resto della squadra, vediamo. Che ha fatto i versi, Jack. Le torce accese. Chissà che questa volta ci siamo. Vediamo solo se c'è qualcosa di qua.
Che figata però qua il regno sotterraneo. Proprio bello. Anche solo come atmosfera. Seguitemi. D'accordo. Vediamo di aiutarlo, va. Per ora. Ah, un attimo, le munizioni. Sì. Non ne ho tantissime per il Lancer, però. Magari usiamo un po' di più anche la pistola. Eccoli. Mi ricordo se... Ok, abbiamo lo zoom. Ancora? Figurati. Preso. Dov'è? Granata in arrivo. È un po' troppo lontano, preferisco ancora. Vai, tirati su. Maledetto. Ma è rimasto mezzo moribondo lì, mi sa.
Ciao Black Grifter, tutto bene, grazie. Tutto bene, oggi continuiamo un po' Gears of War. E comunque è tutto a posto, grazie. Tu tutto bene? Fucile da cecchino. Sì, torno col fucile da cecchino perché mi piace di più. Mi sono tolto lo sfizio, ma continuiamo così. Andiamo a trovare Maria, va? Va bene. Proprio oggi ho letto una news su Gears of War che si vocifera già di un Gears of War 6, però dovrebbe vedere la luce tra la fine del 2022 e il 2023, quindi insomma ce n'è ancora da aspettare. Grande. Beh, vorrà dire che avremo più tempo per ripassare tutta la storia. Allora, vediamo un po' qua. Non mi aspetto niente di buono. Abietti! Perfetto. Alle barriere! Il prossimo. Serve un 6 per la conclusione, sì. Sì, io... Wow. Wow. Sì, io ho giocato i primi 3, quindi sono un po' all'oscuro. Però... Mi incuriosisce, è una bella trama comunque. Aspetta, cosa ho dimenticato qua? Vabbè, ma lasciamolo stare qua lo scudo, va. Mi appesantisce tanto. Era una trappola. No? Allora, sistemiamo prima questo. No, quest'altro. Giù, giù. Allora, si ripara un po' troppo. Ok. Sì, peccato che il fucile abbia solo un colpo, perché non mi dispiacerebbe sistemarli un po' in sequenza. Ok. Immagino che poi con ci siano dei risvolti in più con il 4 e il 5. No, il 4 e il 5 li ho proprio ciccati, diciamo, perché li ho giocati fino al 3 perché avevo l'Xbox 360. Poi sono passato alla PlayStation 4 e lì non ho più recuperato diciamo il resto dei Gears. E poi ho scoperto tardi con l'Xbox One il Game Pass. E adesso vorrei recuperarli. Terminale delle locuste, vediamo un po'. Mi ricorda vagamente uno dei terminali torrette che venivano usate in Dune, il film di David Lynch. All'inizio
Non all'inizio, era a un certo punto del film. Utilizzavano queste torrette per ordinare un attacco. Era qualcosa del genere. Il tuo preferito è l'uno? Bello. Devo ancora provare la versione rimasterizzata, che mi incuriosisce molto. Ho sempre giocato quella, C'è così tanta gente. diciamo, liscia del 2006. Mi sa che l'ha trovata. Ecco Maria. Che significa quel simbolo? Forse è dove la tengono prigioniera. Diamo un'occhiata. Allora, cerca nei computer il simbolo delle locuste corrispondente. Sì, da uno di questi affari era uscito Baird, mi pare, se non ricordo male. Eh sì. Sì, è una specie di sarcofago prigione, diciamo. Va bene. Ah, nella remaster hanno cambiato alcune cose? Molte cose, ok. Ma io avevo letto che avevano Troviamo quel simbolo. migliorato, Seguitemi. diciamo, avevano limato un po' alcune meccaniche del gioco e piccoli bug minori li avevano risolti. Poi immagino che comunque sia più fluido e anche graficamente Marcus, più guarda, sembra una pattuglia. bello. Non sparare. Facciamoli passare. Sì. Ma infatti io non me lo ricordavo, sai. Ci sono rimasto male perché è successo ieri, praticamente dopo la parte del verme con l'altro fratello Carmine, e mi è spiaciuto un sacco perché comunque, sai, è il novellino che addestriamo noi e poi stava diventando anche bravino a coprirci e tutto quanto. Mi è spiaciuto. C'è un altro terminale, diamo un'occhiata. Ok. Sì, hanno fatto un po' di migliorie generali. Lo so, dai, adesso cerchiamo altrove. Avanti. Fammi vedere solo di qua se c'è qualcosina. Forse questo è un collezionabile. Si sentono anche i lamenti dei prigionieri, poveracci. Ah, l'unico che sopravvive è il terzo. Poveracci, abbastanza sfortunati comunque. Poi adesso. Attenzione. Che succede? Mi è venuto anche in mente che, se non sbaglio, il primo fratello nel primo Gears veniva ucciso dal Berserker, mi pare. Verso a metà del gioco più o meno. Se non ricordo male, entravamo Andiamo. nel negozio di porcellane. E purtroppo il primo a farne le spese è stato proprio Carmine. Vediamo un po'. In tutti i Gears muore qualcuno, è un po' è una Questa me la tragica sfuggirà. tradizione. Seguitemi. È il sacrificio per far andare avanti qualcun altro. Non li attacchiamo, speriamo che non ci abbiano visto. Quello è uno di quei tizi grossi, mi sembra.
Vabbè che adesso ha preso il comando Dom, aspetto che mi dica lui se vuole andare avanti. Via. Vai. Passo felpato. E come va avanti baldanzoso quel tipo là? Ah, il primo era... Ah, ok. E allora mi sono Questa non è. confuso con un altro. Seguitemi. Poi seguitemi, cos'è? Mi dà del lei? Mi segua? Vediamo un po'. Si stanno allontanando, sì. Dai. Avanti. A posto? Speriamo che non sia troppo lontana. Eccola, questa deve essere l'area giusta, inizia a cercare. Ah, sì, è tipo... Tipo appunto un segreto, un easter egg. Beh, un riferimento al primo. Carino che l'abbiano inserito. Oh, maledetto. Ah, che maledetto che sta a fare. Ah! No! No, chi è? Là? Se ogni tanto se riesco risparmio un po' di colpi. Dov'è? Oh, porca miseria. No, questo col fucile da cecchino. Sì. Manca solo l'altro. Stanno cerchiando a sinistra. Ok. Se ce n'è uno grosso lo prendo io. Quello sta caricando. Bravo. Wow. Oh no. Ancora uno? No, l'ho solo ferito. Ma no, sono finiti. No, non lo conosco Little Nightmares, cioè non l'ho mai giocato, ma lo conosco.
Li conosco, ma non li ho mai Jet, giocati. aprila! È quello con il Ci manca. Abbiamo trovato. protagonista, tipo il ragazzino con l'impermeabile giallo, mi pare. È tipo un po' platform, puzzle game, con un'atmosfera un po' dark, un po' horror, mi pare. Sembra carino comunque, molto particolare come gioco. Oh, Dom, dai, speriamo che sia tutto a posto. Amo così tanto. Ah, ok, grazie. Lo controllo, forse mi pare di averlo visto anche con il Game Pass. Devo guardare perché forse c'è. Scusa Maria, ti ho cercato tanto, Dio quanto ti ho cercato! Mi spiace un sacco per Dom. Cavolo, no! Maria! Oh, cavolo, sono io, Dominic! Dominic! Marcos! Non so che fare! Non so proprio che fare, amico. Lei. Sentite anche che musica bella, è proprio fatta bene, appropriata per questo momento. Però non c'è niente da fare, quando un gioco è curato comunque si vede. Cioè, qui c'è anche una regia dietro alle scene, Viaggio per quasi da me. film, molto, molto Adesso ero in un bello. luogo migliore. Hai fatto quello che dovevi. So come penetrare nel Nexus, ma se vuoi fare un massacro, non posso biasimarti. Li ammazzo tutti. Sì, è proprio triste. Però è fatto proprio bene perché ti colpisce comunque. Anche che dicevo che appunto è molto curato anche da questo punto di vista perché ti fa sentire proprio la tristezza di Dom, cioè una cosa. Sopravvivo, almeno ci provo. È molto coinvolgente. Barriere a comando. Allora, qui guidiamo di nuovo noi la spedizione. Dom è un po' scioccato ancora. Fatti strada all'interno del Nexus, ok. Adesso sto andando a caso. Cosa c'è?
Sì, noi tra l'altro dobbiamo ancora incontrare il resto della squadra, ci siamo proprio separati. Qua. Figo che l'apertura è Abbiamo sempre trovato col la base delle calcio. locuste. Ah, ok. Buona partita. Grazie E ora dove sarà la regina? Sembra mille che per sta in piena essere torre passato. centrale. È la cosa più simile a un palazzo qua in giro. Quando attiviamo il segnalatore? Dobbiamo addentrarci ancora un po'. La cavalleria deve arrivare su un terreno sicuro. Dobbiamo fare in modo che le trivelle non atterrino nell'emulsion. Forza, dirigiamoci verso il palazzo. Va bene. Avanti. Grazie, grazie mille. Cercherò di massacrarli tutti. Cavolo faceva? Dom. Chi ha visto? Come sobbalzato. Ancora vivo? Credo di averlo preso, non sono sicuro. L'interruttore. Prima dell'interruttore però facciamo un po' di scorta di munizioni. Eh sì, far aprire qualcosa da questa parte. Sì, adesso ci vado. Era quello che ci voleva. Solo tre colpi, vabbè. Vai, interruttore. Eccolo, quello con lanciafiamme. Andiamogli incontro.
No, dov'è Dom? No. No, voglio fucile da cecchino. Maledetto. Voilà. Dom. Dom è sempre un passo avanti. Ma questi tipi cosa hanno già? Vabbè, andiamo avanti. Guardate dentro di voi. Volete davvero vincere? Cosa? Chi cavolo è? Deve essere la regina. Ancora uno? Specie è destinata a governare Sira. Continuate a combattere, figli miei. La vostra regina è con voi. È senz'altro la regina. Mi sa di sì. Chi se l'è presa? Perché ho tirato la leva? Che bel rumore di massacro, eh? Un po' di qua. Ecco, siamo a posto però. Che è successo? Vai. Lì ce n'è uno. Non ha più la spalla.
Preso. Arrivano i river. No. Ogni tanto un po' di precisione. Oh. Succede? Oh no. Questo l'ha sentito però. Bravo Dom. Specie dominanti dei miei coglioni. Ok, non l'avrei saputo dire meglio io. È troppo pesante quella cosa loro lì. Non so, io mi trovo stra bene con il fucile da cecchino, mitra, bombe, perfetto. Però anche il lanciafiamme in certe circostanze è utilissimo. Qui andrà bene per il ripetitore. Quasi, dobbiamo avvicinarci un po' di più al palazzo. Possiamo fermarli. Non arrendetevi mai. Allora. Vediamo giusto se c'è qualche oggetto, qualcosa. Qua vicino al blocco, no. Oh cavolo. Il macellaio? Ancora? Wow. Maledetto. Non avanzi più. Quello lo sistema lui. Ancora? Ora sappiamo cosa piace mangiare i vermi.
Avrà un po' di mal di testa? Muori, umano. Bene. Ah, sulla spalla. Sì, ma questo chi è? Terminator? Va avanti a petto nudo così? No, l'ha finito Dom, mi sa. Ah, Dom è tornato indietro addirittura. Ah, eccolo, eccolo lì. No, devo cambiare zona. Anche a me. No, forse ancora un alito di vita. Chi arriva? Fare lì non esplode, no? Sì, ma dove sei? Sì, ma si è nascosto, dov'è? Mi dici debole umano e poi vai via. Guardalo dove si era rifugiato. Siamo i più forti guerrieri dell'universo. Non ci possono fermare. Vedrai, strozza. Oh. Sempre soddisfacente recuperare tutte le munizioni. Wow, abbiamo iniziato col botto. Sì, ma che testa c'ha? Fa male, eh? L'ho perso un attimo di vista.
Avanti, tirati su. Vabbè, è finito. Oh, ciao Black Grifter. Stiamo penetrando nella fortezza della regina. Ci sono stati alcuni messaggi audio della regina, appunto, e però diciamo più o meno a livello di trama non c'è stato niente di sconvolgente. Stiamo massacrando un po' tutte le locuste possibili. C'era una specie di locusta tipo macellaio. Nulla ci può ostacolare, figli miei. Conquisteremo la superficie e torneremo a prosperare. Magari un'altra volta. Le barriere. Sembra un po' la fornace della prima fiamma di Dark Souls. Chi è? Brucia sì. Oh. Pelo. Stavolta è andato bene. Il macellaio delle locuste. Jack, attiva il segnalatore. È stato facile. Dobbiamo dare più tempo a Jack. Teniamoli lontani. Sì. Dom. Sì, siamo un po' scoperti qua. Noi
Ah, ma c'era. Devo tirare le leve. Ah. Ok. Miseria. Wow. Dov'è Dom? Dai Dom. Porca miseria. Sì. Mi sono accorto troppo in ritardo delle barriere che potevo tirare su, le avrei dovute tirare su prima. Vabbè, adesso riprovo. È micidiale poi, quando arriva anche il River, poi allo scoperto è un casino. Vai. Dobbiamo dare più tempo a Jack, teniamoli lontani. Tiriamo su tutto. Allora. Maledetti. Via, via, via. Ma dov'è? Sta sparando a River da lontano. Mi sento un po' accerchiato. Almeno uno l'abbiamo tirato via. Dov'è? Ma c'è il River. Momenti di panico, eh? Dov'è Dom? Allora, vicino al cancello, ne arrivano altri. Sì, adesso... Tanto me ne aspetto un altro di quei River, almeno. Ci siamo avvicinati ormai. Prepariamo subito le difese. Chi arriva? Occhio!
Ok. Allora, qui nel caso abbiamo le nostre barriere. Poi punto di sosta, sono felicissimo. Oh cavolo. Allora, tornerei un attimo col fucile. Tirati su. Dai. Cambiamo obiettivo, va? Sì. Ah, eccole, eccole lì. Ma guardalo. Meno male, perché quello era il tizio con le granate. Eccoli. Cambiamo un attimo zona, va? Vieni, Dom. Ci serve. Stanno sparando. Eh sì, me ne sono accorto. Cacchio. Meno male. Ma io non sono proprio d'accordo. Ma chi spara lì? Wow. Non sprecano, cioè. Ok. Non fanno economia di proiettili, eh? Che salto. Troppo brutto per vivere. Giusto? Concordo. Oh cavolo. Oh. Maledetti. Che miseria. Rianimiamoci. No, dai. Se non fosse tragica, sta cosa sarebbe anche comica. Accidenti. Tutti e due massacrati a terra. Aiutami. No, aiutami prima tu. Vabbè, c'era il punto di controllo, non troppo indietro. No, non l'ha tirato su. Tira su. Allora. Devo capire poi da dove arriva il mortaio lì. Ok. Vai. No. Va bene. Abbiamo preso?
Ok. Ne arrivano altri? Bird dovrebbero arrivare, però... Ah, eccoli, eccoli. C'è l'altra... L'altra marmaglia qua. Sto mortaio è micidiale. Dov'è il tizio col mortaio? Li mortai suoi. Suoi. Ah. Sì. Stavolta sono d'accordo. Dov'è sto tizio? No. Maledetto, eccolo. Sì. Dai, speriamo che arrivino subito tutti gli altri. Eccolo. Miseria. No, devo arretrare assolutamente. Quel tizio col mortaio devo sistemare. Allora, facciamo così. Ok. No, il tizio col mortaio, dov'è? Mortaio! Ah! Ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, adesso... gradirei vedere Baird e Call, magari. Se no ci divertiamo solo noi. Allora, tiriamo su tutte le difese qua. Fucile carico, ok. Un attimo di pace, sì. Era una bella... un bel gruppetto, ben assortito, eh. Anche perché il tizio col mortaio era ben coperto da questi due colossi qua. Quindi... non erano male. Eccoli. Mondo, baby, io voglio esserci. Io preferirei un'isola tropicale. E ora? A chi lo dici? Dobbiamo entrare nel palazzo e trovare la regina. Muoviamoci, Delta. Bene, dai, ora il gruppetto si è ricomposto. Ci sono tutti. Mi sembra che anche le sezioni a 4 con tutto il gruppo siano anche più difficili. Adesso vediamo. Se quello è il palazzo, mi sa che questa è la strada giusta. Proviamoci, amico. Proviamoci. Alveare solo andata non suona molto bene, però, eh. Usano come fonte di sostentamento. Forse. Ma la
regina parlava di andare in superficie. Ah, ok, va bene. Ma se riesco domani, molto volentieri, sempre intorno alle 5. Così continuiamo ancora un po'. Se ci sei mi fa molto piacere. Quindi se ti va di passare domani alle 5. Non lo vedo. Come non lo vedi? Va bene. Grazie mille, Black Grifter. A domani. Pensavo facesse parte del di questo momento, invece no, è andata proprio male. Era un oh merda molto sincero di Dom. Se quello è il palazzo, mi sa che questa è la strada giusta. Proviamoci, amico. Sarebbe il Nexus, eh? Ancora non capisco come hanno fatto a costruirlo così. Se ne frega. Non sappiamo nemmeno da quanto stanno qua giù. E tutto questo emulsion lo usano come fonte di sostentamento. Forse. La regina parlava di andare in superficie. Sulla superficie di Sira troveremo il nostro destino. Parli del diavolo? Dov'è l'altro? Rinforzi di locuste. Bene. Oh dai. Non ci perderanno male. Facciamo scherzi, eh? Sì. Non siamo messi bene. Beh, adesso va meglio. Interruttore, sì. Premuto.
No, un altro? Che macello. Ok, un altro. Dai che ci siamo. Oh. Meno male. Forza ragazzi. Ok Delta, troviamo un'entrata. Distruggeteli. Dobbiamo arrivare in superficie. Comincia a farsela sotto il caghetta qua, eh. Proiettili vaganti? Che sta succedendo? Dove? Ma perché hanno tanti? Russia che ci metta davvero un bel casino. Troppo lontano dal segnalatore. Qualcos'altro. Entra nel palazzo della regina. Solo un attimo, controlliamo di qua. Ah, tutto in ordine. Boh, meglio di così. Sono già tutti in posizione? Cosa state aspettando? Ah, di qua? Combattono fra loro. Eh sì, è vero. Ma che cazzo? Sono i tipi a petto nudo contro gli altri. È tipo scapoli contro ammogliati. Calendario delle locuste. Beh, erano organizzati, eh. Non si può dire niente. Allora. Avviciniamoci anche noi alla battaglia, allora. Era di qua o siamo venuti di qua? Non mi ricordo. No, siamo venuti di qua. Scusate, no, no, no. Entra nel palazzo. Ma mi sa che... Ecco, forse di qua mi sono perso qualcosa. O è di qua che sono venuto. Adesso non mi ricordo più. Sono venuto di qua, ecco. Solito casino. Sì, sì. Infatti loro sono andati avanti. Sì, qua sono già tutti a tavola... Bird call. Gli splendenti sono inferiori. Fermate questa piaga. Allora, praticamente sono splendenti contro i classici, diciamo, le locuste classiche. Oh, perché mi sono incastrato? Questa cosa ad esempio non me la ricordavo, che a un certo punto si mettevano uno contro l'altro.
cosa facciamo? Avanti e indietro? Qua? Non è che tiro giù tutto. Tira su, tira su. Allora. Lì c'è la leva, però prima della leva recuperiamo un po' di munizioni. Come siamo messi? In realtà sono pieno, la possiamo... La tengo per dopo. Qui c'è la torretta. Vediamo, tanto mi sa che qui la calma durerà poco. Allora, scalinata o ascensore? Proviamo l'ascensore. Dom, tu con troica. Ok. Gli splendenti sono deboli, come gli umani. Dovete schiacciarli! Siamo? Ok. Ah, stiamo ancora scendendo. Quello è ancora vivo? Non più. Siamo? Sì. Ottimo, c'è andata di lusso stavolta. Va bene, dai. Chi ha parlato? Chi è che ha gorgogliato? Non è il momento del colluttorio. Questo voglio vederlo bene. No! Sa che è meglio cambiare strategia.
No, Col. Mi servirebbe aiuto. Dai, sono qua. Mannaggia loro. Una punturina. Avanziamo, va. Benissimo. Cos'è? Wow. Allora. Oh. Oh, che carini. Che carini a tirare su la scala per noi. Manca solo il tappeto rosso. Sa che ci aspetta qualcosa di brutto brutto. Questi sono i tizi luccicanti. Ehi Dom, non toccare quella roba. Ti potresti beccare il Rustlang o altro. Mi sembra infetto. Già, hai ragione. Vediamo di capire. Le locuste normali combattono quelle che brillano. Ma non stavano tutte insieme. Ora capisco perché ci sta andando tutto bene. Questo spiega le incursioni. Stanno perdendo la battaglia contro gli splendenti. Oh cavolo. Anche l'altro. Non arrendetevi mai, figli miei! Siete i salvatori di Syra! Stanno combattendo un'altra guerra qua giù. E per fortuna. Mi sa che non avremmo resistito così a lungo senza un po' di aiuto. Dietro di te! E questo? Ah, così di botto? Ma quelle cose non esplodono. Di solito sì. Tenetevi a distanza. Botti terra. Andiamo. Certo. Ottimo. Sta per arrivare qualcos'altro di qua, eh. Tiriamo su tutto. Ovviamente.
Sarà meglio allontanarsi un po'. Questo. Lasciamo così. Sì, gli splendenti sono quelli a petto nudo, un pochino più spregiudicati. No, è sparito all'ultimo. C'è una leggerissima confusione. Un attimo di qua. Sta caricando il colpo. Preso. Ecco come funziona. Preparati, baby, ci sono i supplementari. Siamo al capolinea, gente. Uah, la casa di quella stronza spaventosa. Ci siamo, Delta. Se ce la facciamo, possiamo porre fine alla guerra. Ormai la regina ha un nuovo appellativo. Salite sempre più in alto, figli miei. Spazzeremo via i nostri nemici con la grande inondazione. Va bene. Anch'io. Fate attenzione alle trappole. Difenderanno il palazzo fino alla morte. Un proiettile. Troppo lento il fucile. Interruttore.
Proviamo di nuovo. Momento di calma. Oh cavolo. Chi è che ha ancora qualcosa da dire? Ah, ecco. C'è ancora qualcuno che si lamenta. Ora come troviamo la regina? Beh, tu dove ti nasconderesti se fossi la regina dei veri? In fondo. Giusto. Simpatici animaletti. Fate i bravi per ora. Che non vi faccio niente. Proviamo il sentiero superiore. A giudicare dall'esterno direi che ci sono tre piani più sotto. Dom, tu e Baird andate a destra, Cole e io andiamo a sinistra. Vediamo di trovare le stanze della regina. Andiamo, Marcus. Occhio ai nastri là sotto. Sarebbe un po' di copertura? Cavolo sono. I nostri nemici sono una minaccia per la santità del palazzo. Distruggeteli! Sì, adesso non esageriamo, eh. Cole? Ah, ma ce n'è ancora qualcuno da sistemare? Dai.
Jack. Ma devo tirare qualche leva, mi sa. Eccolo, c'eravamo quasi. Ben fatto, Delta, continuiamo a scendere. Non prima di aver fatto scorta. Simpatica, eh? Vabbè. Chi ha visto? Dietro le colonne. Sì, diamoci una mossa. Allora, c'erano delle munizioni qui che ho lasciato apposta. Mi spiace. Tornatene sottoterra. Mi fallo e ti faccio fuori. Meno male comunque che... Sì, adesso sì. Meno male che non c'è il fuoco amico comunque. Vediamo qua. Un attimo, anche questo lo sistemo da qui. Troppo brutto per vivere. Alle barriere! Anche questo non era un granché. L'avrò preso o no? Guardatemi. È quello di cui blaterava la regina. Allora vogliono far sprofondare Jacinto, ma
anche inondare il vuoto. Perché mai dovrebbero farlo? Sono disperati. Non l'avevamo mai capito. Jack, collegati e vedi cosa riesci a scoprire. Gli splendenti non devono contaminare la superficie. Dobbiamo seppellirli per sempre qui sotto. Questo mondo ci appartiene. Siamo la squadra Delta, stronza! Hai capito? A voi nervi del cazzo vi rompiamo il culo! Ve lo rompiamo per davvero, capito? Ottimo. Sì, la regina se ne sta zitta. E questo davvero un bel discorso. Era il discorso del re. Jack, allora? Pare che ci sia un solo modo per porre fine a questa guerra. Ma il prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto. Marcus, è lui, vero? Mi sa di sì. Se Jacinto dovesse sprofondare, inonderebbe il vuoto di acqua marina. Niente sopravviverebbe lì sotto. La guerra potrebbe finire oggi, ma se sacrifichiamo il nostro ultimo rifugio possibile... Chi è che parla? Adam Phoenix. È mio padre. Cosa? Ma che ci fa sul computer delle locuste? Lo scopriremo dopo. Sentite, mio padre e la regina delle locuste dicono la stessa cosa. È una questione di tempismo. Dobbiamo far sprofondare Jacinto prima che le locuste abbandonino il vuoto. Ce la possiamo fare. Marcus, lo so che è tuo padre, ma ti rendi conto di quello che dici? Diciamo che è un piano di riserva se non riusciamo a trovare la regina. Jack, cerca di inviare questi dati al comando. Digli che abbiamo trovato un altro modo per eliminare per sempre le locuste. Delta, muoviamoci! Va bene, dai, andiamo avanti ancora un po'. Grande. E ci siamo. Sono a casa. Sentito? Quanto mi manca il passato. Il numero 83. Questo è Cole! Mi ricordo un po' Moria qua, eh? Smettila. Nanosterra. La regina delle locuste è qua giù. Abbiamo già abbastanza problemi. Dobbiamo stare attenti e zitti. Ma dai, amico, lo sai che non resisto. Andiamo un po'. Stesse squadre, dividiamoci. Sala di sinistra, dai. Che sta arrivando. Vai. Era in una posizione troppo perfetta per non approfittarne.
Avanti. Eccoli. Ci sono ste schifezze qua. Eccolo. Oh no. Oh cavolo. Che botta che mi ha dato. Cavolo, che paura. Eh sì, però prima ci ha dato una bella svegliata, va. Non ci giocare a pallone. Oh, chi c'è? Oh, cavolo. Aiuto. Dai, Cole, dove vai? Ecco. Oh. Ok. No, di nuovo da qui, wow. Sinistra, sì, sinistra. Ma ancora... finisco ancora questo pezzettino, penso un quarto d'ora, 20 minuti e poi stacco anch'io che vado a mangiare. Volevo giusto provare a uscire da questa zona. Dietro al muro. E abbiamo una buona copertura. Andiamo. Va bene. Dai. Ecco questo. No, non ancora. Poco fa non l'ho ancora incontrata la regina. Poco fa Cole ha fatto il suo comunicato via radio dicendo che le avrebbe fatto qualsiasi cosa, quindi ah, dici lo scudo? Il prossimo. Adesso lo prendo.
L'ha lasciato poco più indietro. Ok. Sì, sì, adesso lo provo. No. Oh, grande. No, per ora siamo a posto. Vediamo. Qua dietro c'è un altro di questi tizi qua con lo scudo, mi sembra proprio qua dietro. Verme anche bello grosso. Dove cavolo siete? Fatta. Ecco, occhio qua. Ecco, ce n'è un altro. Ma com'è allegro. Oh cacchio. Ah, ma questa mossa qua è micidiale. Call, vediamo se riesce a prendermi. Call. Dai, Cole, sono qua, sono qua. Sono qua. Per un pelo. Proviamo a sistemarlo. Vediamo se di qua lo prendo. L'ha sistemato già Cole. Eccolo qua. No? Ah, da qui però proviamo il fucile cecchino. Che state ricamando il muro però. Scusa. Sì, sì, per un pelo. Ce l'abbiamo fatta proprio per un pelo. Voilà. Dove sono tutti? Sì, sì, non è male, mi piace. Alcuni colpi sono imparabili, tipo il colpo con la mazza chiodata di quel mostro lì era imparabile. Ascensore. Sì, alla fine è comodo, hai sempre una barriera a portata di mano. Sì, si sono dati all'arte, un po' di mosaico, un po' di rifiniture particolari. Ultimo piano, articoli sportivi, intimo è una regina del cazzo. Così non va bene. Ah, siamo proprio allo scoperto? Allora, un attimo che...
Wow. Oh. Mi sto specializzando con il taglio dei capelli dei mostri. Ho fatto la sfumatura un po' alta, però... sì, l'ho vista adesso la leva. Eccoli lì. Ehi. Qui mi preparo di nuovo il fucile. Lo so che non è giusto. Ma no, non ne sono così sicuro io invece. Dai, questo ce la fanno loro. Ancora? Ancora uno? No. Peccato. No, era bloccato pure. Dai. Però... Certo, sì. Ho già perso il mio fluido magico. Ma ancora fare mosaici? Dai, ragazzi. Può bastare così? Ancora? Eccoli. Oh, c'è rimasto di stucco questo. Sono tanti, eh? Ok. Alla fine abbiamo recuperato un po'. Andiamo, andiamo. Ok, grazie mille. Buona cena. Grazie anche a te. E dov'è? Ma dove ci attaccano? Dai fianchi? Eccoli, eccoli. Che casino. Oh. Ok. Io avevo uno scudo una volta. Ah, eccolo, eccolo.
Speriamo che sia in casa. Forse è una trappola, state attenti. Detto fatto, eh? Ok, è una trappola, cazzo. È una trappola per loro. Fatevi sotto! Vai. Alle barriere! Siamo a posto. Va bene, dai. Vediamo un po'. Siete i primi umani a profanare questo luogo con la vostra presenza. A lei. E vi assicuro che sarete anche gli ultimi. Quella è la regina delle locuste. Non doveva essere brutta in culo. State pensando di inondare il vuoto? Allora forse saremo gli ultimi. Sì, anche se avete ucciso il Ripworm, possiamo sempre far sprofondare gli Assinto. Morirete assieme agli splendenti. Non se lo facciamo prima noi. Scorge mi ha informato del vostro piano. Ma non funzionerà. Non ci giurerei. Oh, invece sì. Abbiamo già un esercito diretto agli Assinto per evitare che accada. Dimmi, è vero che sei il figlio di Adam Phoenix? Come fai a conoscerlo? Dice un gran bene di te. Peccato che tu non abbia seguito le sue orme. Ma di che cavolo stai parlando? Ormai non ha più importanza. Scorre! Tocca a Scorge. Il Predator. Maledetto. Che miseria. Vabbè, ma era orientata da me. Dov'è Dom? Miseria. Dai, Dom. Forza, forza, forza.
Vai. Wow. È finita per ora. Andiamo un attimo alla postazione della regina. Infatti, dove è andato? Dall'altro lato? No, dalla finestra è uscito. Vediamo un po' se si esce di qua. No, no. Ah, ecco, forse c'erano le porte di qua. Ah, eccoci. Dov'è la regina? È scappata su un river. Da che parte è andata? Lascia perdere la regina. Troviamo un modo per tornare a Yasinto. Beh, sono rimasti altri due river. Ok, proviamoci. Andiamo! Va bene, va. Magari però mi fermo qua, perché sennò... Tanto c'è stato il punto di salvataggio poco fa. Mi fermo adesso perché altrimenti qua va troppo per le lunghe. Quindi io mi fermo qui, ragazzi, spero che questa live vi sia piaciuta. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, che sono passati anche solo per un saluto. E ci vediamo domani con la prossima live.